Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francamente, un paese di 60% degli italiani non va a votare alle regionali, secondo me due domandine dobbiamo farcele. Che dice Augusto? Beh sì, ce lo dobbiamo, c'è un pezzo di paese che non è rappresentato, però sai, la responsabilità secondo me è molto, diciamo, di chi non ha portato il proprio elettorato al voto, in buona parte è quello di sinistra. Cioè, adesso francamente possiamo dire quello che ci pare, ma se uno va a vedere, diciamo, l'ultima settimana, sembra una sinistra su Marte. Una volta c'erano fascisti su Marte, adesso sembra sinistra su Marte. Cioè, non li comprendi, stai in una condizione in cui ci sono due realtà completamente distanti. E questa cosa qui tu la ritrovi, diciamo, nell'assenza, nel senso che chi dovrebbe essere rappresentato da quei mondi non ci si ritrova più. È una crisi, guarda, secondo me, oggi l'ho scritto, cioè nel senso il problema non è tanto quando la maggioranza ha fatto quello che doveva fare. Ma tu oggi ti preoccupi molto che manca l'opposizione, hai paura che Giorgia è troppo sola a Palazzo Chigi? No, io dico che, diciamo, in una democrazia dell'alternanza, certo è virtuoso se tu hai due realtà, diciamo, che alla fine competono. Se invece ne è una sola, è chiaro che, diciamo, diventa secondo me anche più complicato, perché c'è una parte del paese che non è rappresentata. E torniamo al tuo discorso, perché se tu vinci col 41% è diverso rispetto a se vinci col 70%, come è successo alle politiche, tanto per essere chiari. E quindi è una riflessione, allora, che riguarda anche tutti. Marcello, che...